prestazione per rendere il vostro evento indimenticabile, dove gusto ed eleganza si sposano perfettamente. Per ogni tuo giorno, ma anche per quelli speciali, scegli Natu Sapore. E a te non resta che essere felice. Tradizione, gusto, qualità e cortesia lo trovi a Melito Irpino in Piazza Italia 11. Per info e prenotazioni 333 9428 338. Ricorda che siamo anche su Facebook ed Instagram. Non ti ricorda quando s'amateva, apriessa e apaneva, spigulara, faceva la frangella. A Grotta Minarda, alla via Conduttiello 25, c'è una sosta a cui non puoi rinunciare. È il bar Terminal 9.2. È il bar, bus, caffetteria, paninoteca, aperitivi. In un ampio spazio esterno ed un meraviglioso parco degli olivi come privé ed area bimbi, organizza eventi e feste private su prenotazione. Il bar Terminal 9.2 ricarica te e la tua auto elettrica. Il giorno di chiusura è il martedì, ma lo trovi anche su Facebook e Instagram. Per informazioni chiama il 339 87 64 010. Bar Terminal 9.2, il bus che non devi perdere mai. NMC Ecosider, azienda con esperienza decennale, si occupa della raccolta, lo smaltimento e il trasporto di rifiuti non pericolosi per conto proprio e per conto terzi. NMC Ecosider ti offre inoltre un impianto di recupero per rifiuti speciali non pericolosi, recupero e trattamento dei rottami, autodemolizioni. Siamo a Flumeri, presso la zona industriale Valle Ufita. Per info chiama allo 0825 443677 oppure visita il sito www.nmcecosider.it, ma puoi seguirci anche su Facebook. NMC Ecosider, professionalità e profondo amore per la nostra Irpinia. CRT Radio, le nostre offerte pubblicitarie. 10 passaggi giornalieri, possibilità di cambiare lo spot 3 volte in un anno, pagina dedicata sul nostro sito internet, realizzazione di un breve videoclip registrato a diffusione social, passaggio in monitor dello sponsor e videoclip nelle piazze dove sarà presente CRT Radio, formula di 6 mesi o un anno a un prezzo straordinario, 6 mesi euro 200, 12 mesi euro 350. Chiama i nostri referenti. Edi De Michele 339-4560-657. Antonio Perna al 329-3531-717. Davide Iannuzzo al 380-3115-430 oppure al 328-8812-506. CRT Radio. È tutta un'altra musica. CRT. Musica ed emozioni. Il programma è offerto da Helios Tecnologie, lo specialista del termocamino, zona industriale Flumeri, Avellino. Queen Internet Café, Piazza Vittoria, Grotta Minarda, Avellino. CRT Radio presenta Noedge Music. Musica senza età e senza tempo. Curiosità sugli artisti e periodi musicali. In studio, Big Wave. Time.
Davide, Melo, Davide, Melo. Ok, ok, back in business, siamo tornati più forti e pimpanti che mai, anche se dall'altra parte del vetro vedo sinistre figure palesarsi. Wow ragazzi, fatemi partecipare a una delle vostre combine che fate. Vabbè, madonna, che meraviglia, è uguale, mancano solo i baffi, la stessa cosa. Va bene, sto parlando con gli amici i leggendari di Post Macello, ragazzi. Ne vedrete e sentirete delle belle. Va bene, Lelo, come butta, come butta? Un abbraccio cosmico, circolare, come dice Gigione, a tutti voi. Mi avete anche coinvolto la Edi, ma la Edi è bella anche così. La perla di Labuan è sempre bella. Va bene, va bene. Allora, mentre loro si fanno i selfie e chi più ne ha più ne metta, io vi saluto, saluto tutti quanti, grazie, buonasera, un bacione a Flavia, ciao Flavia, la giornalista più in gamba del mondo. Ciao ragazzi, allora questa sera, questo giovedì sera, vi porto, dove porto? Vi porto nella musica degli anni Ottanta, quella un po' leggera, un po' edonistica, un po' quella musica che faceva piacere anche ascoltare. E visto che state ascoltando la sigla ormai storica di Noise Music, che era appunto di Daryl Hall e Joe Nooks, questo duo americano, erano musicisti e produttori, vi faccio ascoltare un brano molto bello. Voglio ricordare che Daryl Hall e Joe Nooks, Old Man Eater che state ascoltando, hanno fatto canzoni bellissime negli anni Ottanta, Rich Girl, Kiss on My List, Private Eyes, Main Eater, Out of Touch e tanto altro. Però questa sera vi faccio ascoltare una canzone molto piacevole che poi ha ripreso anche Mick Hucknall con i Simple Red e tanti altri. Questa sera vi faccio ascoltare un brano bellissimo di Daryl Hall and John Oates, targato 1981, se non vado ed è brutto fuori il brano in questione, I Can't Go For That. Ascoltate che sound, sentite 1, 2, 3. Yeah. Vi sto trattando bene, ragazzi, dai. Non parla più, parlo più, non parlo più. Yeah.
Ebbene sì, I can't go for that, questo brano, no can do, non puoi farlo. Insomma, The Rolling Stones, una decade fantastica di questo duo americanissimo. Intanto devo mandare un bacio cosmico alla mia giapponese, alla mia amica giapponese che amo da sempre, l'amica Megumi. Ciao, un bacio, a big kiss on your little nose, Megumi, ciao. Allora, Megumi ci ascolta sempre dal Giappone, insomma, le vogliamo bene. We love you so much, darling, so much. You have to come in Italy one day. You stay in house with our director. You can stay with him, ok? Davide, ho appena detto che la inviti tu a Megumi, sarà con te almeno per 2 mesi. Viene qui, può venire? Ha detto sì, don't worry, you have to come. You decide when you want to come, we will waiting for this special moment. Ok, dopo aver salutato l'amica Megumi e aver ascoltato appunto The Rolling Stones, andiamo avanti con un gruppo musicale. Loro sono Down Under, loro sono australianissimi, gruppo pop rock appunto australiano. Il brano in questione che faremo ascoltare è un brano del 1981, visto che stasera parliamo degli anni 80, e parliamo di Colin Hay insieme ai suoi Men at Work. Cosa dire di questo gruppo? Era normalmente, inizia come un gruppo di estrazione veramente puramente rock, anche se in Australian Way, però devo dire la verità, loro poi hanno capito, sono stati gaglioffi, furbi, hanno capito che probabilmente bisognava addolcire le sonorità rock e tirarono fuori un album bellissimo dove ci furono tanti tanti successi. Il titolo dell'album, adesso che stavo vedendo, era Business as Usual, e tirarono fuori questo brano che diventò una vera e propria colonna sonora nel 1981 per questi australianissimi Men at Work. Il brano in questione che vi faremo ascoltare è appunto è Down Under. Down Under è un modo britannico per far capire gli antipodi proprio appunto degli australiani. Allora, Men at Work qui in live questa sera mentre lui magna con la loro splendida Down Under. Vai! Zombie. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under?